Siamo quindi pronti per presentare il prossimo raggruppamento. È quello dei cani da ferma, cani selezionati per la caccia alla selvaggina da penna, immobilizzandosi, seguendo una sequenza predatoria tipica del lupo, interrotta prima dell'aggressione alla preda. Presentiamo il giudice del settimo raggruppamento, dall'Italia, Giuseppe Alessandra. Grazie per essere qui con noi. Ed ecco quindi il bracco italiano. Cane da ferma tedesco a pelo duro, Prata. Bracco di Weimar a pelo corto, spinone italiano, Gordon Setter. Red and White Irish Setter. English Pointer, English Setter. Bracco ungherese a pelo corto, Wisla. Red Irish Setter. Grifone Cortas, bracco del Bourbonnais. Queste razze, oltre a essere degli ottimi ausiliari nella caccia, sono degli splendidi compagni di vita. Si possono raccomandare perché il fatto che la selezione si sia sempre basata sullo stretto contatto lavorativo con il conduttore cacciatore, ma una condivisione della preda, una cessione della preda e il tipo di evoluzione che li porta a fermarsi prima dell'aggressione ne fanno degli splendidi compagni di vita, oltre che dei validissimi ausiliari di caccia. Vedo i primi soggetti ad essere selezionati, vedo un setter irlandese rosso, un Wisla al pelo corto, lo spinone italiano Roano Marrone, il bracco italiano abbiamo 5 finalisti. Come si dice dalle mie parti, va bene in sci. Perché il giudice dice che noi brianzoli siamo con la manina. Bracco italiano, una razza molto antica, originaria della pianura padana, lo vediamo nella variante bianca e arancio. Spinone italiano, in questo caso il nome ci ricorda la tessitura del pelo, che deve essere un pelo duro. Setter Gordon, selezionato dal Duca di Gordon in Scozia, è una razza particolarmente adatta alla caccia a questo tetraonide che sono le grouse, sono un tipo di pernice delle nevi, per avvicinarlo a una specie presente anche in Italia, che vive sulle colline ricoperte d'erica della Scozia. Un unico colore riconosciuto, il nero focato. Come unico colore il color oro del bracco ungherese, noto anche come Wisla, il cacciatore d'oro dei magiari, utilizzato nella Pozsa, la pianura ungherese ricca di selvaggina. Questa razza è molto antica, legata appunto alla tribù barbara dei magiari. Molto diffuso anche negli Stati Uniti come compagno di vita, oltre che ausiliario venatorio. Molto addestrabile a differenti compiti.
setter irlandese rosso, razza di origine irlandese caratterizzata dal mantello unicolore rosso castagna, Acajou è il nome del colore in inglese, molto apprezzato proprio per questo colore. In Italia sono presenti anche delle ottime linee di sangue per la ferma. Grazie al nostro giudice Giuseppe Alessandra che si reca sul podio per la premiazione, dove raggiungerlo invito al terzo posto Hungarian Vizsla, Brac ungherese a pelo corto. Al secondo posto Gordon Sutter, rappresenterà i cani da ferma al Best in Show finale, il Bracco italiano. Russia, Italia e Finlandia rappresentati su questo podio, a sottolineare l'internazionalità di questo evento NC Winner 2017 nella giornata dell'esposizione internazionale canina di Milano. Siamo quindi pronti, ringraziamo i nostri amici.